Disco Retto. Se fossi mia, Disco Retto, io ti legherei, ti innamorerai. Disco Retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa comprare le saponette da doccia con su scritto raccoglimi e riceverai una sorpresa. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui che preparo i miei biscotti alla vaselina per leggere le vostre calde, che dico caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice estetica... Cosa? Stacco le palle ed è dedicata al suo amato Pelosotto. Mio caro Pelosotto, ti scrivo questa lettera dal nuovo solarium a cielo aperto che Carlo Conti ha fatto costruire sul pianeta Mercurio per ottenere la cittadinanza senegalese. Ah, mio dolce, dolcissimo Pelosotto. Ricordo ancora come se fosse ieri il giorno in cui venisti da me per una depilazione totale. Avevi così tanti peli, ma così tanti peli, che solo quelli sulle palle sarebbero bastati a rifornire picozzi di maglioni a corpo. E sarebbero bastati a rifornire picozzi di maglioni a collo alto per il resto della sua vita. Ah, mio tenero Pelosotto, avevi così tanti peli sulla schiena, ma così tanti peli sulla schiena, che avevi trovato lavoro come zerbino all'hotel Savoy. Oh, avevi così tanti peli sulla capocchia, ma così tanti peli sulla capocchia, che ti bastavano due minuscoli occhiali da sole per fare l'imitazione di Jimi Hendrix col capo. Ah, avevi così tanti peli sul culo, ma così tanti peli sul culo, che l'UNESCO l'aveva dichiarato patrimonio mondiale di Tarzanelli. Ed è per questo che Gianni ti stava sempre dietro durante le maratone. Ah, che uomo che sei. Ed è per farti capire quanto mi hai reso felice che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore. Disco Retto, la tua dolce musica nel clou. Grande giornata! Nella giungla di peli in mezzo al culo, vive il saggio Tarzanello Boy. Stimolato fra sciolta e stitichezza, buono, passa il tempo Tarzanello Boy. Chi è Tarzanello Boy? Ah, il vero amore, il vero sentimento! Stiamo leggendo la lettera di Esteti... Stiamo leggendo la lettera di Esteti Strappo le Palle, dedicata al suo amato Pelosotto, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Pelosotto, avevi così tanti peli che per farti una ceretta completa abbiamo sterminato tre quarti della popolazione mondiale di api. La madonna. Purtroppo recentemente ti sei addormentato con la sigaretta accesa e sei morto carbonizzato in 4 secondi. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un proctologo che si sbianca l'ano a forza di clisteria alla candegina. Sono certa che capirai, con affetto, tua Esteti Strappo le Palle. PS, lo sai che se infili un mango nel c***o ti vanno via le doppie punte? Ah, quanto amore, vai, quanto vai. Sentimento, vai, anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail al quale inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che no. Max Gazzè, scusa. Bella. Occhio. Se fossi qui ti prenderei a schiaffi sulle tette, tutte più molli di una guancia di Sharpay. Perché non me la dai? Praticamente sempre per niente, dalle pippe non ci vedo più, Gesù. Pensa che non ricordo la fine.
com'è. Non la faccio finita, ma stringo le dita e mi arrangio da me. M'ammazzo il membro abusando dell'automasturbazione. Tanto so che la fregna, non la vedo più. E mi rimetto ripulendo lo barzotto con le tende del salotto che piacciono a te. Probabilmente volente o nolente dipenderà dal fatto che il retto tu non me lo dai più. Visto come sei, io mi travesto da cowboy e vado a trans in un club solo gay. Disco, la tua dolce musica nel cuore.